Buongiorno, benvenute a tutte e a tutti a questo appuntamento che si chiama Hidden Histories Dialogues, Agire lo spazio pubblico, pratiche artistiche decoloniali, una video intervista commissionataci e con il sostegno dell'ambasciata di Spagna in Italia e che oggi vede me, Sara Alberani e Valerio del Baglivo, entrambi curatori. Appunto di questo programma Hidden Histories che fa parte della più ampia piattaforma Locales. È un programma che vuole investigare e agire nella città di Roma in particolare con il suo patrimonio pubblico da un punto di vista critico con approcci artistici che riconfigurano molti luoghi della città. Oggi infatti è l'occasione insieme all'artista peruviana Daniela Ortiz e al collettivo Romano Stalker per affrontare una serie di questioni che abbiamo posto loro, come ad esempio quella di un confronto con la permanenza di simboli, monumenti, ma anche storie che hanno fatto parte del colonialismo delle città sulle quali gli artisti agiscono, nello specifico Barcellona, ma anche Sud America per Daniela e Roma per Stalker, e quindi come leggere questi simboli, cosa significa decolonizzare in campo artistico e come agire. Vorrei fare due considerazioni prima di passare la parola agli artisti. Abbiamo scelto insieme a Sara queste due pratiche per due motivi importanti. Innanzitutto, se decolonizzare significa decostruire un immaginario collettivo, se non è possibile o quantomeno arduo immaginare questo processo, se non come un processo di mutuo apprendimento, come un percorso per imparare insieme. Pensiamo e riteniamo che il lavoro di Stalker, come anche quello di Daniela Ortiz, siano da prendere da esempio. Entrambi, infatti, coinvolgono nelle loro pratiche il pubblico nei processi creativi e costruiscono insieme a loro dei momenti pedagogici in cui si impara l'uno con l'altro, insieme, dei percorsi di apprendimento di gruppo. Le loro pratiche sono delle piccole scuole da cui noi possiamo rimparare a ricostituire o a rinegoziare i discorsi egemoni. Il secondo, meno evidente, che forse abbiamo citato anche già nella seconda domanda, ma altrettanto importante, è il tema di come lavorare con, ma anche contro la storia, per citare Hartmann. Oppure, come sostiene Lorenzo in una delle sue risposte, come mettere in tensione la storia con una possibilità di futuro. Bueno, creo que es imprescindible, primero de todo, preguntarnos a quién le interesa y por qué se mantienen ese tipo de símbolos coloniales en el espacio público y no solamente se mantienen desde el pasado, sino que se van construyendo nuevos monumentos, calles, edificios que reivindican y honran a figuras que han tenido roles cruciales durante los procesos de invasión, de saqueo en el sur global para imponer un sistema colonial, patriarcal y capitalista, ¿no? ¿Cuál es el interés por parte del poder político de mantener ese tipo de narrativas en los espacios públicos? Y tiene que ver no solamente con forjar una narrativa sobre la historia desde una perspectiva racista y colonial, sino que también tiene que ver con la continuación y la manutención del orden colonial hasta hoy en día. Continuamente se intenta narrar el fin del colonialismo con el surgimiento de las independencias, como apuntan los compañeros y las compañeras de los indígenas de la República, las independencias de los países del sur global no supone
no suponen el fin del orden colonial, sino únicamente su reformulación a través del sistema de los estados-nación. Y una de estas reformulaciones contemporáneas de la manutención del orden colonial la podemos ver, por ejemplo, mediante el sistema de control migratorio y el racismo institucional impuesto a aquellas personas migrantes procedentes del sur global de las excolonias, las cuales se ven sometidas a la continuación de la violencia, de la explotación, de la persecución, del asesinato en las fronteras de Europa e incluso al interior del territorio europeo, en donde mediante este racismo institucional y este sistema de control migratorio que persigue, detiene, expulsa y explota a personas migrantes, se reproducen todas esas lógicas y esas formas de violencia coloniales que existen hace 500 años. También creo que es importante apuntar que ese tipo de reivindicaciones coloniales no solamente, digamos, las encontramos en los monumentos como a Joan Güell, Prim, López y López, a Colón, a Pizarro, a Cortés, sino que las encontramos en otro tipo de contextos en donde se construye la identidad, por ejemplo, en el contexto español, ¿no? Una identidad que tiene como principal, digamos, punto central, la reivindicación del carácter imperial y colonial de España. Quisiera compartir algunas imágenes para, digamos, poder visualizar esto que estoy explicando. Por ejemplo, otro tipo de espacios en donde este tipo de narrativas racistas coloniales son reivindicadas es en el pasaporte español, ¿no? En que es diseñado, de hecho, en el año 2011, y en el año 2011 se toma la decisión de incorporar la ruta de Colón y las carabelas de Colón en el pasaporte español. Luego la fiesta nacional del 12 de octubre, que de hecho es una fiesta que se empieza a celebrar a partir del año 1986 y es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que toma la decisión en el Parlamento luego de un debate en donde se decide entre hacer la fiesta nacional española el 12 de octubre o el 6 de diciembre, se opta por volver a 1492 y reivindicar el 12 de octubre como fiesta nacional y como principal símbolo de la identidad española, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de volver a 1492 y hacer esta reivindicación y no, por ejemplo, tener una reivindicación como el 6 de diciembre que era de la Constitución, ¿no? Algo más democrático, digamos, más incluso contemporáneo, porque hay una necesidad de mantener, como digo, esos símbolos, esas narrativas vivos para mantener ese orden colonial vivo, porque, por ejemplo, en esos mismos años es que se está imponiendo la ley de extranjería, el año 1985, en donde se empieza a crear esta reformulación, digamos, del orden colonial mediante el sistema de control migratorio. En España hay más de 14 monumentos solamente a Cristóbal Colón, construidos a lo largo de la historia. El escudo nacional español, que también es reformulado luego de la dictadura franquista, se decide, a pesar de tener un momento de poder reformular, repensar los símbolos españoles, se vuelve a mantener, por ejemplo, el plus ultra, que tiene que ver con Cristóbal Colón y el ir más allá en el viaje de inicio a la imposición del sistema colonial. Y en este tipo de símbolos no solamente es la reivindicación, digamos, de este tipo o la heroificación de este tipo de figuras, sino también la narrativa y la forma en la que se, y la representación y la forma en la que se representa, por ejemplo, a personas indígenas, como podemos ver en la escultura, una de las esculturas que hay en la base del Monumento Colón, en donde se muestra a un indígena arrodillado ante un cura. Este tipo de simbolismo, por ejemplo, en el contexto de Barcelona, es necesario ¿para qué? Para mantener viva esas lógicas coloniales, ¿no? De imposición que te permiten mantener, por ejemplo, un centro de internamiento de extranjeros donde vas a encerrar y vas a detener y a deportar a aquellas personas que están, personas, culturas, ¿no? Que están representadas en los monumentos, ¿no? Monumentos que, como siempre digo, no son piedra muerta, no es materia inerte. Los monumentos están vivos no solamente en la decisión política de limpiarlos, resguardarlos, mantenerlos, etcétera, sino que forman parte de la ciudad. Por ejemplo, en el contexto de Barcelona, el monumento a Colón, que de hecho fue construido en la Exposición Universal de Barcelona como un símbolo propio
de la ciudad en 1888, ¿no? Se mantiene vivo, por ejemplo, mediante cada vez que se representa el skyline de la ciudad de Barcelona, se representa, por ejemplo, al monumento a Colón. Cada vez, por ejemplo, que vemos cómo el Barça toma la decisión de ponerle una camiseta a Colón de su equipo de manera absolutamente acrítica, ¿no? Sino reivindicándolo, o el Pride de Barcelona en la I utiliza la silueta Colón de forma crítica, o el Ayuntamiento de Barcelona genera estos tickets para los turistas, para el metro, ¿no? En donde hay distintos símbolos de la ciudad y se incluye a Colón, o algo tan aberrante como el Salón del Cómic de Barcelona, que en más de una ocasión no solamente ha puesto a Colón como un símbolo de la ciudad, sino que aparte lo ha puesto como si fuese un superhéroe, ¿no? Entonces ahí es donde existe esta, digamos, estos mecanismos de mantener vivos este tipo de símbolos, ¿no? Creo que también es importante ver cómo estas lógicas de reivindicación colonial operan en otros contextos, por ejemplo, pensando en el ámbito cultural, ¿no? Pensemos en museos como el Museo de América, un museo construido por Franco, ¿no? Y volviendo a la pregunta que yo hacía al principio, ¿a quién le interesa y por qué le interesa crear este tipo de símbolos, reivindicar este tipo de figuras y crear este tipo de dispositivos culturales para las narraciones sobre el orden colonial, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué le importa a Franco crear un Museo de América en los años 60? ¿Por qué? Porque mediante el dispositivo cultural del Museo de América, Franco y, bueno, digamos, el régimen mantiene toda una serie de narrativas racistas coloniales por sobre los pueblos que han sido expoliados y cuyas piezas culturales, cuyas manifestaciones culturales que han sido robadas durante el expolio, ¿no? Son expuestas casi como trofeos en este tipo de museos, en donde se muestra mucho, digamos, muchas de las manifestaciones culturales que han sido directamente robadas en procesos coloniales. Y la segunda cuestión importante en relación a este tipo de dispositivos, como el Museo de América, otros museos etnográficos o antropológicos, tiene que ver no solamente con la exposición a modo de trofeo de aquellas piezas culturales que han sido expoliadas, sino también con la imposición de narrativas sobre esas manifestaciones culturales. Pensemos, por ejemplo, en las pinturas de castas, ¿no? Que están en el Museo de América, son narradas, no son narradas bajo el prisma de entender que son unas pinturas que fueron parte crucial del dispositivo de la imposición del ordenamiento racista en el contexto de Latinoamérica a Via Yala, sino que aparte se narra el mestizaje, se reivindica el mestizaje, que es, digamos, este dispositivo por el cual se invisibiliza el proyecto político del blanqueamiento y se trata de invisibilizar el racismo estructural que supone el orden colonial, ¿no? O otro tipo, de piezas, por ejemplo, de algunos pueblos, como pueden ser las cabezas reducidas, que en la forma en la que son narradas por el museo y expuestas por el museo, sirven para reforzar esta noción de lo salvaje en el contexto de los pueblos de Via Yala para justificar la necesidad de imponer mediante la colonización, digamos, con las lógicas de la civilización, de cristianizar, de democratizar, ¿no? Y continuar, digamos, con esta, este sistema de tutelaje hacia esos pueblos que se sostiene en la idea de que son muy salvajes, esos inmigrantes no se saben comportar, esas personas de los países árabes no se saben organizar, necesitan democracia y les metemos bombas, necesitan integración y los ilegalizamos y los sometemos a un racismo institucional, en su momento pues necesitan dejar de ser salvajes y les imponemos un sistema de cristianización y violencia, ¿no? ¿Qué hacer con este tipo de monumentos? Yo no creo, y me parece muy iluso pensar que poner una cartela explicativa ante un monumento de tantos metros como el de Colón vaya a cambiar la forma en la que opera un monumento
que está diseñado y creado explícitamente para reivindicar ese tipo de nociones racistas y coloniales, y ahí mi postura es la necesidad del derrocamiento, de la abolición, del absoluto, digamos, borramiento de ese tipo de símbolos, porque esos símbolos no sirven para narrar la historia. La historia se puede narrar desde otras perspectivas y de otras maneras. Esos símbolos única y exclusivamente sirven para imponer una forma, una ideología en relación a la historia colonial y al presente colonial. En ese sentido, yo creo que es importante pensar momentos en donde realmente se ha construido y se ha vuelto a narrar la historia, ¿no? Como por ejemplo el derrocamiento del monumento a Diego de Mazariego en el contexto de Chiapas en 1992, dos años antes del alzamiento zapatista, en donde se crea un momento histórico precisamente en el derrocamiento de ese símbolo colonial, dos años antes de un alzamiento tan importante como fue para los pueblos indígenas principalmente, como fue el alzamiento zapatista de 1994, ¿no? Y creo que es importante no pensar, por ejemplo, lo que pasa en el año 2004 en el contexto de Caracas, que se derroca también el monumento a Colón, y que no solamente crea estas imágenes en donde se está narrando las historias de resistencias y las historias desde el otro lado, ¿no? Sino que no estamos hablando de un ayuntamiento retirando un monumento para guardarlo con todo el digamos, el cuidado y el cariño en un museo, sino que estamos hablando de actos en donde lo que se hace es un acto simbólico de repudio a aquellos símbolos del sistema colonial, capitalista y patriarcal, como puede ser con el monumento a Colón de Caracas, que en la actualidad permanece como lo que tiene que ser, como basura, en el depósito de un sindicato de trabajadores en el contexto de Caracas. Roma è una città coloniale, su questa questione torna recentissimamente, a partire da un verso di Pasolini, uno dei pochi politici intellettuali di questa nostra storia recente, che è Walter Tocci, nel libro nuovissimo Roma come se, che apre proprio con il verso pasoliniano della meditazione orale che fece Pasolini proprio in circostanza dei 100 anni di Roma Capitale. E ricordo che adesso ci troviamo nei 150 anni di Roma Capitale. Pasolini dice così: non si piange su una città coloniale. Poi dice altre cose diverse. Ma questo spunto mi piace seguire in questo primo tratto Walter Tocci. Lo porta a riflettere sul fatto che non si pianga su Roma cosa significhi, e questo forse non ci riguarda propriamente, ma lo porta anche a riflettere su perché considerare Roma una città coloniale, perché lo è stata, perché non dovrebbe più esserlo, e trova tre argomenti per cui Roma potrebbe essere equiparata a una città coloniale. Ma Pasolini intende una città coloniale, cioè una città colonizzata, non una città che colonizza. E questo è il primo grande paradosso di una capitale occidentale che viene vista come una città colonizzata e quindi paragonata alle grandi città, alle città di fondazioni, alle metropoli nei deserti, diciamo all'azione fondativa occidentale negli altri mondi. E le motivazioni sono queste. Uno, perché l'inizio per decisione politica di una classe dirigente esterna ai piemontesi, e quindi come le città coloniali è governata dall'esterno. E uno perché il suo simbolo rifondativo, l'idea della Terza Roma, prima risorgimentale e poi fascista,
e quindi ha una simbologia, nasce con una simbologia, e il terzo perché in qualche modo si colloca questa città di nuova fondazione, anche se antichissima, nel vuoto geografico dell'agro-romana. E quindi anche la rapidità di questa nuova fondazione, la discontinuità che esercita la Roma capitale, il passaggio dai 200.000 abitanti del 1870 della Roma papalina a quel milione di abitanti in 50 anni, a quei 3 milioni di abitanti in 100 anni. Così rapida la costituzione di questa capitale e quindi così anche eruttivo questo processo, e anche in questo diciamo potremmo considerare coloniale diciamo questa rapidità che è ben diversa dallo sviluppo delle grandi capitali europee, che hanno invece avuto dei tempi di elaborazione, di fondazione, di costruzione, di articolazione dello Stato ben più lunghi. Bene, e poi ci aggiunge, e qui poi lascio il nostro Walter Tocci, come tutte le città coloniali, Roma è vissuta di rendita, più precisamente di tre rendite: la centralità statale, l'accumulazione immobiliare della campagna romana, il patrimonio simbolico dell'eredità storica. Sono stati questi i grandi motori dello sviluppo che ha prodotto la città metropolitana con tutte le sue contraddizioni. Bene, lasciamo Walter Tocci, però mi sembrava molto importante tirar fuori questa particolarità. Nel momento in cui noi lavoriamo, anche come stalker, a decostruire, a creare degli spazi di possibilità, a mettere in tensione storia e possibilità, e quindi futuro, ma anche mitologia e sua capacità di rigenerare la città. Roma è una città che rinasce più volte, appunto stiamo parlando della Terza Roma, progetto appunto che risulta anche molto storicamente fallimentare. È una città universale e questo lo è sempre stata, e forse è questo che manca alla Terza Roma. E forse per questo la Terza Roma è, come dire, una città coloniale, anche se porta dentro molti simboli di una colonizzazione contemporanea, che è quella che veniva operata a partire da Roma, verso altri, le colonie, diciamo l'avventura coloniale italiana nell'Africa orientale, soprattutto in Libia. Quindi ecco, voglio articolare ancora su questo con un altro argomento. Roma spesso si vede come si collega all'avventura coloniale di Roma strettamente al fascismo, invece non è propriamente così. Coincide proprio con questa Terza Roma, cioè coincide con la Roma capitale dello Stato italiano. L'avventura coloniale inizia molto prima del fascismo, inizia nella fine degli anni Ottanta dell'Ottocento, e appunto inizia con la Roma liberale. All'alba del Novecento, continuando questo parallelo con la città coloniale, considerando Roma come città coloniale, il processo di trasformazione della città storica volta a segnare la faccia, il volto di questa Terza Roma, si svolge attraverso degli sventramenti, altri sventramenti che sempre pure vengono attribuiti all'epoca fascista, sacrosanto, ma anche questi originati nella città ottocentesca e coloniale. Sventramenti che danno luogo all'espulsione dei ceti popolari dalla città. Questa espulsione che genera i borghetti, questi borghetti che vengono chiamati all'alba del Novecento proprio in relazione all'esperienza coloniale, villaggi abissini, e quindi in qualche modo c'era una sorta di consapevolezza del fatto che la città stessa fosse una città colonizzata. E quindi ora proviamo a ragionare su questo, quindi una città che da una parte è colonizzata e quindi è forse come dire l'inizio di una colonia, potremmo dire piemontese, per dirla con dei luoghi comuni, che si apre da Roma a Addis Abeba, e che riguarda anche la colonizzazione del sud, perché non è solo la capitale, ma potremmo dire che il rapporto con cui si instaura lo Stato-Nazione nel sud Italia è nel complesso un'operazione coloniale. Se ci riferiamo a questo, allora forse capiamo la differenza
anche nell'elaborazione, nella decostruzione di questa, nella decolonizzazione, diciamo, di questo immaginario coloniale. Una decolonizzazione che va in due versi, cioè riguarda la decolonizzazione stessa dell'immaginario della città. Questa città, in tutte le sue parti istituite, in tutte le sue parti pianificate, esprime un dominio. Questa città moderna, questa città italiana, esprime un dominio coloniale sulla città stessa, e dall'altro lato genera un mondo colonizzato, la cui emancipazione è forse oggi la questione più importante politica e sociale che ha di fronte la città di Roma. E, bene, perché lo dico? Perché è proprio nella subalternità di questa città che noi navighiamo, come Stalker, dal 1995. E lo facciamo attraverso una prima operazione, il Giro di Roma, attraverso gli spazi dismessi della città, che riconfigura una dualità di questa città, che è una dualità originaria. E una dualità originaria che lega alla città un alter ego selvatico. Il tempo del selvatico è un tempo altro, come ci ricorda anche Michel Serre, grande lettore della città di Roma, è un tempo altro che non ha un progresso, non vive nella storia. È quel tempo che permette una concezione circolare del tempo in questa città, che sottrae uno spazio al tempo progressivo e permette a questa città di rinascere e quindi in qualche modo anche di saper decadere. E forse questa circolarità è proprio nella relazione fra, come dire, il fallimento delle proiezioni ideologiche, architettoniche, politiche che hanno caratterizzato questi 150 anni e, come dire, la metabolizzazione biologica e sociale, creativa, che di queste rovine ideologiche la città selvatica ha sempre saputo fare. Questa città selvatica che era già nella dualità fra aristocrazia e plebe nella città antica, nella storia della Roma antica, questa città che è sempre stata governata da stranieri e forse i primi stranieri che, come dire, nascondono la loro estraneità sono proprio i piemontesi in quanto italiani, mentre prima gli stranieri, imperatori africani, papi di tutto il mondo. Quindi ecco, è questa la specificità di Roma. Se per esempio guardiamo anche a quella che è la, come dire, le vestigia di questa città coloniale e colonizzata allo stesso tempo, ci leggiamo questa ambiguità. L'Eur, per esempio, è, come dire, forse il punto, anche volendo, più consapevole di un ruolo mediterraneo, perché diciamo Roma perde la consapevolezza del suo ruolo universale proprio nel momento in cui rivendica un ruolo nazionale, quindi cerca anche di rivendersi come capitale d'Italia. Però ecco, nell'Eur questa proiezione della città astratta che cerca di tessere dal punto di vista dei linguaggi anche un'archetipicità mediterranea con le nuove forme del razionalismo, dando vita a una delle stagioni architettoniche più interessanti. E forse anche per questo, come dire, difficilmente in cui è stato difficile istruire un processo di decostruzione, proprio perché in realtà, contrariamente a tante altre architetture coloniali, quella sviluppata dal fascismo era anche un'architettura estremamente di qualità, possiamo dire. Però ecco, se vediamo l'Eur, vediamo il fallimento di un'idea che fallisce prima ancora di nascere. L'Eur è una rovina, è già una rovina prima ancora di essere finito, viene realizzato per un'esposizione universale che non viene mai fatta. Ed ecco che l'Eur simboleggia però la volontà della città di ricostruire una relazione col Mediterraneo. E quindi forse è l'unico aspetto della città moderna che ci lega a questa vicenda millenaria di centralità rispetto al Mediterraneo, anche se lo fa su una base, su una proiezione coloniale e oltretutto razziale, visto che è un'architettura fascista, che in qualche modo forse ne impedisce la realizzazione
una città che ha sempre saputo includere, in qualche modo voleva ripristinare un paradigma di universalità su un principio di esclusione, quello della razza. Impossibile probabilmente, ecco che l'euro diventa rovina, e questa rovina nel dopoguerra è abitata dai barcati, abitata dagli sfrattati, e quindi anche lei, come dire, ritorna nel selvatico, anche se poi questo processo viene interrotto, perché in qualche modo se ne riafferma la centralità e il carattere direzionale, ma questa adesso è un'altra storia. Per concludere, Roma è una città che per metà ha imposto un sistema di colonizzazione, per metà le è stato imposto, almeno negli ultimi 150 anni. Investigare le storie rimosse, il ruolo rigeneratore della socialità informale che si è sviluppata fuori dagli schemi ideologici di questa città, è il modo di Stalker di decostruire l'immaginario coloniale di Roma. Yo creo que el reivindicar ese tipo de figuras históricas, sobre todo las historias de resistencia anticolonial que han sido deliberadamente borradas de la historia oficial, como puede ser, por ejemplo, en el contexto pedagógico, educativo español, en donde cuando se habla de la historia del orden colonial, nunca se habla de figuras como Túpac Amaru o Micaela Bastidas, como Túpac Katari, porque conviene precisamente, por un lado, en estas clases de historia donde se naturaliza y se reivindica el orden colonial y a figuras como Cristóbal Colón, Pizarro o Almagro, ¿no? Se borra que han existido pueblos en resistencia, que han existido momentos de resistencia y que ha existido represión por parte del poder español a esas resistencias. Y creo que como artista es una responsabilidad tener que generar narrativas que contrarresten ese sistema de borramiento. En concreto, quería mostrar dos trabajos que tienen que ver con eso. El primero, este trabajo que se llama Plegaria Anticolonial a Fernandito Túpac Amaru, en donde es una serie de cuatro pinturas en donde se hace una plegaria al espíritu de Fernandito Túpac Amaru, una figura absolutamente borrada de la historia. Él era el hijo de Micaela Bastidas y Túpac Amaru, quienes lideran uno de los principales alzamientos anticoloniales, y ellos son asesinados, como de hecho se narra en esta pintura, asesinados aparte al frente, en la Plaza de Armas de Cusco, cerca de donde estoy, al frente de toda la población, para también hacer un acto, digamos, de amedrentamiento, de castigo ejemplarizante, ¿no? Y son luego mutilados y las partes de sus cuerpos son enviadas a distintas zonas del territorio, no solamente para desaparecer los cuerpos, sino también para mostrar este castigo ejemplarizante en los distintos contextos, ¿no? Las autoridades españolas toman la decisión en esa dicotomía extraña de criminalización y paternalismo, ¿no? De no dar muerte, dan muerte a toda la familia, a todos los miembros de la resistencia anticolonial, y toman la decisión de no matar a Fernandito Túpac Amaru, a pesar de que lo hacen ver el asesinato de sus padres y lo torturan psicológica y emocionalmente con eso, y lo condenan a, cumplir o estar encerrado en un territorio africano colonizado por España. No especifican cuál territorio, y cuando ya lo llevan al puerto del Callao para que empiece el viaje, toman la decisión de que mejor no era enviarlo a un territorio africano, porque Fernandito, al tener las memorias ¿no? de lo que vivió su familia, podría iniciar un alzamiento anticolonial en el contexto africano. Entonces se le condena a ir a una cárcel en Cádiz, en donde termina estando durante más de 10 años en dos cárceles. Finalmente él apela muchas veces a tener una especie de libertad condicional, ¿no? Se le da una libertad condicional en donde que facilita que él se mude a vivir a Madrid, y en concreto vive en el barrio de Lavapiés, ¿no? Algo que a mí me parecía muy interesante pensando el Lavapiés actual, un barrio migrante, un barrio no solamente
digamos, donde hay una gran cantidad de personas migrantes, sino que es un barrio característicamente de resistencia anticolonial, un barrio que se alzó cuando, por ejemplo, el compañero Mamen Valle fue asesinado por las autoridades españolas en una persecución por estar vendiendo productos en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, Fernando, a mí me parecía muy... muy simbólico que Fernandito Túpac Amaru termine viviendo en ese barrio y termina muriendo en ese barrio de lo que se denomina como una melancolía crónica, es decir, de una depresión producto de toda la violencia que había estado viviendo, ¿no? Lo mantuvieron vivo las autoridades españolas, pero digamos muerto por dentro, ¿no? Entonces en las pinturas se narra esta historia, ¿no? Y en la siguiente se pide al espíritu de Fernando Túpac Amaru que le dé fuerza al movimiento anticolonial para que, por ejemplo, puedan derrocar el monumento Colón de Madrid y con él y utilizarlo de ariete para tumbar la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid. Y también para que traiga justicia, ¿no? Que ese espíritu rebelde, ese espíritu anticolonial, traiga justicia a aquellas familias cuyos hijos han sido arrebatados por motivos racistas, clasistas y machistas y encerrados en centros de menores, ¿no? Y ahí también en la parte de arriba se ve a Fernandito junto a Ilias Tajiri, quien fue asesinado por los educadores de un centro de menores donde estaba encerrado, y a Jesús Ander, que era un menor colombiano que se terminó suicidando ante la imposición del encierro también en un centro de menores con solo 9 años, y luego una parte de reparación en donde se pide que los restos de Fernandito Túpac Amaru que se mantienen en España vuelvan al territorio de los Andes, que es donde pertenecen y que además son los únicos restos que quedan y que se puede tener, ¿no? Para hacer un acto de reparación, ¿no? De la familia Túpac Amaru, de quienes participaron y fueron parte de ese alzamiento colonial, porque como explicaba al principio, el resto de la familia y de los miembros del alzamiento anticolonial fueron no solamente asesinados, sino desaparecidos. Otro trabajo que me parece interesante para pensar en relación a esto de la visibilización e invisibilización tiene que ver con el otro lado. Hay unas formas de invisibilización a figuras del poder político que es, digamos, estratégicamente conveniente para el sistema, como puede ser, por ejemplo, en este caso es un trabajo que realicé en el año 2015 sobre Fabrice Leggeri, el director de Frontex, la agencia de control fronterizo de la Unión Europea, y él, que viene a ser uno de los principales responsables de la situación de muertes en las zonas de frontera y de persecución, detención y deportación de personas migrantes. El trabajo fue hecho después de la llamada crisis de los refugiados en el 2015, en donde hubo una hipervisibilización de las personas refugiadas en las zonas de frontera, no solamente para normalizar la imagen de personas migrantes y racializadas viviendo violencia a través de los medios de comunicación, sino para situar el problema en ellos, en los solicitantes de asilo, en los inmigrantes, y para invisibilizar a que el problema real era un sistema legal que genera esa situación en la zona de frontera y que ese sistema legal es producto de unas decisiones políticas que son tomadas por varias de las personas que aparecen en las fotografías que salen en esta instalación que realicé, y en concreto lo que hice fue un busto de Fabrice Leggeri, es decir, como para honrarlo y para visibilizarlo, porque, por ejemplo, mucha gente habla de los inmigrantes para arriba, los inmigrantes para abajo, pero les preguntas quién es Fabrice Leggeri, no tienen ni idea, porque no ha salido, por ejemplo, en los medios de comunicación, no hubo ninguna entrevista, por ejemplo, en el contexto español a Fabrice Leggeri cuando estaba viendo todo ese tipo de situaciones, cuando es el principal responsable, ¿no? Y lo que hago es el busto y hago una especie de acto de ajusticiamiento en contra de Leggeri que tiene que ver con cachetear y golpear el busto como se puede ver en el video, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parecía también interesante hablar de cómo la invisibilización no solamente es de aquellas figuras que han formado parte de las resistencias anticoloniales, sino también de aquellas figuras contemporáneas que tienen responsabilidad política en la manutención del orden colonial y la situación de persecución, detención y muertes en las zonas de frontera. Voi avete fatto festa perché da 100 anni Roma è capitale d'Italia. Vi ricordate che siamo uniti tutti quanti italiani, invece siamo divisi. Vicino ai palazzi di lusso ci stanno le baracche dove viviamo noi operai.
Qualche volta ci raduniamo e andiamo a occupare le case. Ci portiamo i materassi e le coperte per resistere di più. La mattina vengono i camion, pieni di poliziotti e ci cacciano via. Intanto a Roma ci stanno 30.000 appartamenti vuoti. Di chi la colpa? 9 famiglie sono padrone di quasi tutta la terra di Roma. Questi proprietari non danno il terreno al comune per farci case per i lavoratori. Se lo tengono e ci costruiscono appartamenti di lusso e li vendono per tanti soldi ai ricchi perché ci guadagnano di più. Il comune non prende la terra ai 9 uomini perché sta dalla loro parte e non fa pagare loro nemmeno le tasse. Vicino a me alcune persone dormono in 4 in un letto matrimoniale. In un letto che ci entra una sola persona si mettono in 2, una da piedi e una sopra. La sera io ai topi li tiro con la scarpa. Quando piove mio padre mette la bagnarola sul letto. Noi non possiamo andare ad abitare nei palazzi perché ci chiedono l'affitto alto. Poi i nostri padri sono quasi tutti manovali e muratori e stracciaroli. Sono sfruttati e guadagnano poco. Siamo nel 1971 al Borghetto Prenestino e questo era un estratto del documento del doposcuola, una delle tante realtà che tra il finire degli anni 60 e i primi anni 70 animano i tanti borghetti, circa un centinaio presenti a Roma, per aiutare nei compiti quei bambini e ragazzi che lì abitano, figli di migranti per lo più, in questo caso dall'Abruzzo, della Calabria, ma del tutto il sud Italia, che per in qualche modo aiutarli a creare una coscienza politica e sociale della loro condizione, di arrivare a dire noi siamo dei baraccati. E questa fu un'esperienza molto importante perché portò anche al processo di politico per abolire i borghetti e costruire le case popolari dove furono trasferite queste persone che li abitavano, quindi in qualche modo alla nascita dei movimenti di lotta per la casa. Questi erano sicuramente migranti che arrivavano a Roma per trovare fortuna, per trovare un lavoro e che erano sempre rimasti come classe subalterna, invisibili, ma tanto fecero per portare la trasformazione della città, quindi la memoria di quelle esperienze, quei luoghi fisici che tuttora rimangono, anche l'esperienza intima, a volte dolorosa, ma anche di forte creazione di comunità delle persone che lì vissero, è molto importante, anche centrale nella pratica di Stalker, in qualche modo di unire la memoria dei luoghi e delle persone con l'attuale. Queste persone che arrivavano dall'entroterra non sono altro che poi i migranti di oggi. In queste parole possiamo ritrovare molte parole che potremmo dire anche oggi della condizione della città. Un altro aspetto interessante è anche questo della scuola. La pratica di Stalker è una pratica di esperienza. Si parte dal cammino come pratica esplorativa di inciampo, in qualche modo quando decidiamo di fare una lunga camminata in una zona di Roma c'è sempre una necessità di capire cosa sta succedendo in quel luogo che non conosciamo, c'è qualcosa di incerto, di inatteso, c'è sempre un'urgenza da parte nostra e proporre queste camminate in tanti è un modo per in qualche modo sciogliere questa anche difficoltà di attraversare quei luoghi, sentirsi più forti, creare una comunità e da lì altre azioni possono iniziare, come quella che abbiamo iniziato a chiamare la Stalker Walking School nel 2012, in cui abbiamo in quel modo accolto sia studenti nei percorsi ufficiali universitari, ma anche chi è interessato per generazioni diverse, esperienze diverse, aveva voglia di condividere con noi questa pratica, una pratica di attento ascolto dei territori, delle persone che abitano o che hanno abitato in quei luoghi, quindi anche una pratica molto lenta, in cui sì, cerchiamo di innescare qualche cosa, ma non sappiamo quando e quale sarà poi il risultato, in qualche modo non lo vogliamo neanche controllare. E questo modo anche creativo di essere in tanti, in modo collettivo, sicuramente fa uscire qualche cosa di inatteso, in cui l'autorialità assolutamente vogliamo che venga meno, in cui tutti partecipano in questo apprendimento reciproco a questo percorso, che può essere un percorso limitato a un certo periodo o anche a lungo termine. Dopo la Stalker Working School abbiamo proposto la scuola di urbanesimo serale, la scuola serale di urbanesimo nomade, con il progetto Agos City nel 2017 e nel 2018, in cui abbiamo esplorato di notte, da mezzanotte fino a
alle 8 di mattina alcuni quartieri della città, in un modo inusuale, in un orario in cui molti erano a casa, ma anche molti per strada, e quindi abbiamo abitato gli spazi pubblici in modo diverso, in modo artistico, in qualche modo riappropriandoci di quei luoghi, sempre in modo molto semplice, mai trasgressivo, ma lasciando delle tracce invisibili, sicuramente dentro di noi e nelle persone che abbiamo incontrato. E quello invece che cosa stiamo proponendo adesso è quello che abbiamo chiamato la zattera, l'idea di costruire in 3 anni un dispositivo mobile, l'idea della zattera, quindi una cosa essenziale, semplice, che possa raccogliere quello che è rimasto e si possa muovere facilmente, che vuole essere appunto uno strumento, un dispositivo per raccogliere quelle memorie invisibili degli ultimi che hanno fatto, come dicevamo all'inizio, la trasformazione della città, ma a volte sono dimenticati, specialmente in questo anno che sono i 150 anni di Roma Capitale. In particolare la zattera vuole raccontare al momento le storie dei Guitti, che furono i primi migranti che arrivarono a Roma, popolare lagro-romano, e poi le storie dei Borghetti, che appunto furono presenti a Roma dagli anni 30, quindi accolsero i primi sfollati dagli sventramenti del centro storico fino alle migrazioni dell'entroterra, sia del Lazio ma anche del sud Italia, fino ai primi anni 70, e poi la migrazione più recente, che abbiamo individuato nella Pantanella al momento un esempio importante, perché negli anni 90, nel 90 fu il primo caso in cui i migranti, per lo più dal Pakistan e del Bangladesh e dall'India, si unirono anche con una coscienza politica per difendere appunto i loro diritti di abitare a Roma. E questo è sempre molto delicato nel nostro approccio. C'è fragile confine tra visibile e invisibile. Da una parte ho detto appunto che l'autorialità spesso viene meno, perché deve essere veramente qualcosa di collettivo, una ricerca insieme, un processo che porta poi a un risultato artistico, che possa essere uno strumento per raccontare a un pubblico più vasto quello che vogliamo raccontare, che pensiamo che sia importante per una nostra poi anche approccio politico e sociale di ognuno di noi. Però questo lavorare al margine, no? Camminiamo nei margini della città, nei margini delle storie, ma anche nelle margini tra visibile e invisibile. Da una parte, diciamo, un'attenzione, una necessità di rendere visibili delle situazioni, delle storie che possono essere importanti sia per il loro riscatto, ma anche per il tema della memoria, perché alcune questioni sono attuali anche oggi, ma anche mantenere quell'invisibilità, perché spesso sia che sia una cosa inattesa, selvatica, nel momento che diventa visibile perde tutta quella sua qualità, ma anche per preservare a volte delle comunità. Se qualcuno per necessità vive lungo un fiume, in una baracca, forse, ma parla, non è così necessario per la sua sopravvivenza, anzi. Quindi spesso siamo anche molto timidi oppure nascosti rispetto alla comunicazione e al trovare, diciamo, un riscontro mediatico su quello che facciamo. Quello che diciamo è sempre importante: partecipare alle esperienze, alle esplorazioni che facciamo, piuttosto che raccontarle. Questo per essere proprio parte di questa comunità e ognuno possa prendere e dare quello che ritiene più importante. In questo è centrale appunto la posizione, come ci poniamo con queste comunità, con queste realtà. Siamo spesso, vogliamo essere parte di queste, quindi c'è un processo molto lento, a volte faticoso, a volte che vorresti distaccarti, vorrei anche altalenante, di essere più intensamente presenti, altre volte di meno, però veramente per non avere nessuna aspettativa di dover arrivare a un risultato. E comunque quindi è un processo sociale veramente in prima persona, che ci poniamo spesso nella comunità a noi più vicina. I due artisti esprimono con le loro pratiche la volontà, e quindi si assumono anche una responsabilità politica, di operare come dei biografi di personaggi e storie volutamente cancellate dalla storia ufficiale. Storie che non fanno più parte della coscienza pubblica, una specie di biografia delle storie di resistenza. Mi riferisco a Stalker, per esempio, a tutte le comunità con cui sono entrati in conversazione e con cui hanno collaborato nel corso degli anni, per Daniela
a personaggi che la storia ha ritenuto importante cancellare, come Fernandino Tupac Amaro, è uno degli ultimi rimasti della, della famiglia Tupac Amaro. Concludo dicendo che i nostri artisti non lavorano soltanto sulla politicizzazione dello spazio pubblico, ma anche, forse questo è ancora più importante, sulla politicizzazione della memoria collettiva. E aggiungendo qualcosa in più alle, alle riflessioni di Valerio, ci è sembrato particolarmente importante fare questa riflessione in questo momento. Locales con i suoi programmi è tornato a, a riflettere sullo spazio pubblico in un momento di durante lockdown e post lockdown, nell'importanza proprio di leggere quello che già c'è nella città, di tornare ai centri storici e a un certo tipo di patrimonio collettivo attraverso una, un approccio critico che già è stato molto alimentato dal movimento Black Lives Matter, ad esempio, e che ora ritorna quanto più di urgente perché stiamo tornando verso il fuori, possibilmente. Quindi grazie e insomma alla prossima. Ciao! Grazie ancora, arrivederci a tutti.